Contentissima quando invito la violoncellista, perché l'altra sera Piero Angela ha fatto una puntata proprio su Quark Musica, che le violoncelliste fino a pochi anni fa alla fine non potevano suonare, erano bandite perché la posizione è quella che è e quindi era vietato nel 700 e nell'800 che una donna potesse suonare il violoncello. In realtà, tra l'altro, la donna ha la forma del violoncello, quindi si fonde magari tutt'uno con questo strumento nobile e bello e caldo, forse ancora più dei cugini, violini e viole. Ascolteremo la sonata quinta di Antonio Vivaldi, appunto per il violoncello e il pianoforte, poi la tarantella di Squire, per violoncello e pianoforte, e poi bellissimo il cigno di Camille Saint-Saëns, che ascolteremo anche alla fine, un altro brano per violoncello e pianoforte, appunto. La violoncellista Giovanna Mucci e il pianista Samuele Orasi. Prego.
Giovanna Mucci, io accetto. Contemporaneo, impressionismo in pittura, impressionismo in musica, sì.
E poi concluderemo questa serata con Camille Saint-Saëns, che abbiamo ascoltato prima. No, non è questo, è il progetto riservato, non c'entra niente. Con la sonata opera 111. La toccata. Sì. La toccata opera 111 per pianoforte solo. Simona Ciaccia.
terminato. Allora, quando il pubblico rimane così, vuol dire che possiamo andare avanti oltre a quando. Io avevo fatto anche una proposta, l'ho detto già due volte, lo dico pure stasera per chi non lo sa, estendo l'invito anche a te. Una notte, siccome qua siamo pieni di notte bianche, notte dello shopping, notte di, non so che cosa, notte degli spari, notte dei fuochi d'artificio, con la gente entreata, non so cosa, cioè una notte bianca e nera, l'ho intitolata, di fare 24 ore di musica classica pop, qui all'Alba. E quindi siete invitati tutti quanti, vi farò sapere la data, naturalmente. Vabbè, facciamo due vitamine prima, alternando vari strumenti, vari repertori, ma sicuramente sarà un evento unico nell'offrire al pubblico queste bellissime composizioni che, come quelle che tu ci hai fatto magistralmente ascoltare questa sera, che non sono alla portata di tutti, anche se comunque la storia dell'uomo, la storia della musica segna la storia dell'uomo, più della storia, nel senso che studiare la storia come si fa nelle scuole, cioè studiare il Novecento, l'Ottocento, le crociate, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, le guerre puniche, eccetera, sono fini a se stesse, cioè una volta che sappiamo come sono andati i fatti, finisce lì. Ma studiare la storia della musica, che non si fa nelle scuole italiane, significa la storia di oggi, perché la musica che tu hai suonato vive anche oggi, mentre la storia della storia è statica, sta sul libro, spiaccicato, ma la storia della musica comunque fa parte di noi. Cioè, noi se tu suoni un brano gregoriano medievale, in quel momento siamo gregoriani, siamo medievali, quindi si è un po' atemporali, no? E quindi questo ci dà anche il senso di una specie di immortalità che noi abbiamo tanto bisogno, visto che abbiamo tutti quanti un po' paura di morire. Allora, mettetevi d'accordo su un bis, voi intanto, perché non so, la violoncellista, oppure un altro brano, tu bravissima veramente Simona Ciaccia, sono molto contenta di averti invitato e non finirà qui. Allora, grazie. Dunque, io vi invito domani sera perché c'è una specie di cinquina che ho fatto, non gioco a tombola perché in Italia, anzi nel mondo, ci sono 3-4 concorsi di fisarmonica. Tu sai che i fisarmonicisti, diversamente dagli altri strumenti, hanno una competizione fra di loro, è vero? Nel senso che sono pochi e hanno veramente, si fanno quasi la guerra tra di loro. E questi concorsi nel mondo, cioè sono a Parigi, in Italia c'è Castelfidardo, no? Padre della fisarmonica, poi c'è un premio in America. I 5 finalisti di tutti questi concorsi stanno qui domani, quindi vedremo 5 mostri di bravura, perché io l'ho visti, fanno quasi paura, sì. Verranno tutte e 5 qua e saranno degli assoli pazzeschi, suoneranno da Astor Piazzolla agli autori russi, quelli dove fanno 50 milioni di note al secondo, faranno anche un omaggio a Jan Tiersen, il favoloso mondo di Amelie, colonne sonore, ma fanno degli arrangiamenti pazzeschi. E il concerto è coordinato da Renzo Ruggeri, che è uno dei più grandi al mondo, che è il fisarmonicista, quello che veniamo sempre su Rai 1, che suona pure a Sanremo, che accompagna Antonella Ruggeri, eccetera, eccetera. Quindi domani sera io vi invito perché è un appuntamento singolare, come stasera, come sempre. E quindi vi estendo l'invito. Allora, cosa ascoltiamo? C'è la Giovanna Mucci e il pianista Samuele Orasi. Prego.
io la butto là, qua c'è un parco con un laghetto dei cigni. Guarda, no, il lago dei cigni no, perché il lago dei cigni ci vorrebbe un corpo di danza qua, questo cigno nero, io non so se voi lo volete riascoltare, perché è una rarità assoluta, cioè in mezzo a tutto questo caos delle cose che succedono, eccetera, ci portate un qualche minuto di, non so, di meditazione, di un altro mondo. È possibile? Io vi ringrazio, ringraziamo di nuovo questi giovani amici, Giovanni Ragazzi e Simona Ciaccia, bellissima. Io ho annunciato il cigno. E poi un brano che è ballato, no? Ci hanno fatto anche un orto al cigno nero, però non c'entra niente con questo brano bellissimo di Senz'Anna. Questo è un piccolo violoncello, ma l'hai fatto tu? No. L'hai fatto fare? L'ho comprato. Ah, questo lo devo far mostrare che non l'ho mai visto. Dai, fammi vedere, questo lo devo mostrare. E di solito i puntali del violoncello sono quelle cose orribili col buco, tu hai... violoncellino, è bellissimo, guarda, veramente un applauso perché già da questo veramente veramente bello. Prego.
Gianna Mucci e Samuele Orasi.